thank Benvenuti a Met Weekend, Avete visto, oggi saremo in compagnia dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia perché è in vista la giornata della trasparenza 2019. Eh, che cos'è la giornata della trasparenza? Lo scopriremo tra poco, comunque parleremo del, delle attività. Dell'ARPA di cura e monitoraggio del territorio, attività che forse non sempre tutti conoscono a fondo, perlomeno non tutti sanno cosa realmente fa l'ARPA. Allora lo scopriamo con le due ospiti che vi presento subito questa sera. Abbiamo con noi Anna Luttman, direttore tecnico scientifico di ARPA del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, Buonasera, Anna, e poi Beatrice Miorini, responsabile della programmazione e controllo, sempre di ARPA e FUG. Buonasera, Buonasera, Beatrice. Dunque, io inizierei proprio da Anna Lutman. L'ARPA ha una ventina d'anni, no? Circa una ventina d'anni. Io ho detto, è conosciuta, non è conosciuta. In teoria dovrebbe essere <ride> molto conosciuta, però forse non è conosciuta in, tutti i suoi, in tutte le sue attività. È vero? L'ARPA sì. nasce nel 1999, esattamente in luglio, ormai quindi è più che maggiorenne. <ride> E le attività che facciamo sono tantissime, noi chi siamo? Siamo il medico dell'ambiente, forse eh, questo aspetto non è ben visualizzato e memorizzato nella, nella gente, noi eh, regolarmente con il nostro personale siamo sul campo per molteplici attività, ci occupiamo un po' di tutto, di tutto ciò che può in qualche modo eh, contribuire a, tenere, a, a star, far star bene l'ambiente dove viviamo. Quindi il nostro paziente è il medico, il medico deve verificare tutti gli aspetti sul corpo del paziente, quindi seguiamo le acque, i terreni, i suoli, i, i rifiuti, il, le, le antenne elettromagnetiche, tutto ciò che può avere radiazioni di tipo eh, mh, radiazione X e quindi ci occupiamo di tutte queste materie, in più anche ci occupiamo di eh, autorizzare, cioè di aiutare a capire quali sono gli aspetti che devono essere messi a disposizione delle aziende per poter avere, continuare a gestire una buona qualità dell'aria. Lo sì. facciamo meticolosamente. Ecco, volevo dire un, un medico che fa prevenzione no, per evitare altri medici poi dopo in seconda battuta perché fondamentalmente serve anche un po' a prevenire no, quello che, che, sì, che potrebbe avvenire. Lo facciamo essere... meticolosamente campionando, proprio eh. misurando la qualità dell'ambiente che ci circonda. I nostri tecnici sono dappertutto, li vediamo costantemente. Qualcuno proprio li avrà visti anche fuori. Noi partiamo dal secchio d'acqua che andiamo a campionare fino alla all'analisi finale fatta da laboratori ormai accreditati secondo le normative attuali, quindi con una qualità di dato molto precisa, oppure anche quando andiamo a campionare sul camino, quindi dal camino che autorizziamo, aiutiamo anche autorizzare ad emettere le sostanze, ad abbatterle, fino proprio al, all'esito, insomma, alla buona qualità dell'aria. Naturalmente abbiamo, insomma, abbiamo visto anche nelle immagini che fanno parte dei filmati vostri, ci sono impianti industriali, ci sono, ma c'è anche il traffico, c'è la qualità dell'aria, ci sono eh, tanti settori conosciuti, per esempio spesso con me ho avuto l'anella Giovani per parlare di, di radioattività. Ci sono alcuni più conosciuti di altri, no? però forse ricordiamo che c'è anche il monitoraggio dei pollini, per esempio, che è una cosa molto importante. Sì, l'abbiamo visto mentre scorrevano le immagini, era bellissimo vedere tutti i nostri operatori che si occupavano un po' di tutto, del monitoraggio dei pollini, abbiamo visto anche il meteo, l'Osmer sì. è un ufficio di ARPA. Eh, abbiamo visto chi stava facendo mh, valutazione di impatto acustico. Non so se si è visto durante le, le riprese, c'era un nostro operatore proprio che si stava occupando di misurare l'impatto del rumore sia nelle strade e eh, anche in altri altre attività che possono impattare sull'ambiente è stato oggetto della puntata scorsa di Meteo Weekend eh, abbiamo parlato anche del, del, dell'inquinamento acustico per l'appunto quindi c'è tutta una serie di campi di azione eh, che però Dobbiamo far conoscere meglio noi tra poco magari ne, ne, ne parleremo. E, ecco la struttura ARPA di quanti quanto personale abbiamo necessita per fare questo lavoro? Abbiamo circa 300 persone, sì. numero più, numero meno, adesso non stiamo a vedere il singolo. E tutte queste persone proprio stanno costantemente sul campo vicino al territorio. Qua vediamo anche chi sta campionando proprio le acque per la qualità dei corpi idrici, raccogliamo, ripeto, meticolosamente tutti questi dati che poi devono essere in qualche modo elaborati e portati a conoscenza della popolazione, in qualche modo la popolazione deve conoscere che ci siamo che lavoriamo costantemente, noi monitoriamo H24 cioè è un medico che è sempre costantemente, costantemente sul paziente, sul paziente diciamo. con centrine di monitoraggio e con campionamenti, ripeto, sempre e costantemente. Allora, Beatrice Miorini eh, ci ha passato Anna ci ha passato la palla proprio per parlare di questo certo. contatto con il pubblico per far conoscere meglio questi attivisti Attività. Quindi, sentite innanzitutto questa necessità di, di far conoscerci, di comunicare il lavoro del, del, dei vari ufficiali? Assolutamente, la comunicazione è parte integrante del nostro operare quotidiano e tutti i dati, tutte le informazioni cerchiamo costantemente di trasformarle in comunicazione verso il cittadino e anche gli altri portatori di interesse, la regione, gli enti locali, eh, l'industria, è un lavoro meticoloso a cui dedichiamo energia e anche spazio personale e, e oggi anche promuoviamo la nostra giornata sulla trasparenza che ecco, è... Giornata sulla trasparenza che non è qualcosa che ha a che fare non so con eh, con la, non so, la corruzione, qualcosa, di no. giornata, la giornata della trasparenza come si fa? Ma vuol dire semplicemente il laboratorio di vetro aperto, far vedere esatto. quello che c'è dentro. No? Esatto, la nostra giornata sulla trasparenza è il momento in cui apriamo le porte, diventiamo esattamente trasparenti, quasi con mura di vetro. Eh, perché per poter aprire le nostre attività il cittadino è la comunità alla quale apparteniamo, per la quale lavoriamo. Eh, è molto importante perché solo conoscendo le attività è possibile costruire meglio e partecipare agli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono gli obiettivi prioritari anche della missione di ARPA. Eh, le Nazioni Unite, nel programma di sviluppo sostenibile, evidenziano che questi obiettivi sono obiettivi comuni una parola bellissima obiettivi comuni dove tutti i paesi, le nazioni, gli enti e anche gli individui, quindi il cittadino stesso, e partecipa alla realizzazione degli stessi. Quindi il nostro è un piccolo compito per un grande obiettivo. Noi abbiamo detto, come sottolineava il direttore tecnico, il compito fondamentale di fare un po' la raccolta quotidiana di dati e di informazioni e abbiamo eh, ovviamente anche il compito di trasferire tutte queste conoscenze, trasformandole in informazioni, ai cittadini, alle industrie e anche a chi deve prendere le decisioni, quindi la Regione in primis, i comuni e lo Stato e la comunità europea. La giornata della trasparenza pertanto è il momento, è quel momento annuale a cui noi dedichiamo tutta la nostra energia per poter creare un dialogo con tutti gli altri che collaborano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ecco, dopo nel secondo blocco parleremo un po' del programma di questa certo. giornata, però ti chiederei intanto quest'anno dove la tenete e un pochino anche diciamo, da, quanto, da quanto si... si tengono queste giornate, cioè eh, e diversi anni, io ho perso, ho perso sì. il conto personalmente. Sono parecchi anni, ogni anno troviamo delle formule diverse, quest'anno il luogo è stato un momento di scelta importante, perché anche col luogo abbiamo cercato di individuare un posto che fosse la casa di tutti, che facesse evidenziare che noi partecipiamo al raggiungimento di obiettivi comuni. Pertanto abbiamo chiesto ospitalità alla Regione. Eh, la regione ci dà la grande sala Comelli presso il palazzo della regione a Udine in via Sabadini 31. Eh, a partire dalle ore 10, mercoledì 20, siamo tutti lì: la direzione, eh, i miei colleghi che operano sul territorio, i colleghi che lavorano nel nostro laboratorio e anche gli altri operatori. Siamo tutti lì per poter appunto dialogare, dialogare con cittadini, con scuole, con gli studenti sulle nostre attività e sulle nostre competenze. Benissimo, come è, com è andata l'anno scorso? È, stato, è stata ben partecipata? La, la... Certo, abbiamo sempre la partecipazione delle scolaresche, eh, ci teniamo molto all'educazione ambientale perché è un momento importante di crescita della comunità. In, entrando nelle scuole si entra nelle famiglie, si entra all'interno dell'industria, c'è il passaparola, per cui questo è sicuramente il momento eh, importante, la giornata della trasparenza e quindi anche l'anno scorso abbiamo fatto lo stesso sforzo. Quest'anno continuiamo e ogni anno cerchiamo di trovare esatto, nuovi, spunti, nuovi spunti, nuovi stimoli. Ecco, voi sapete quanto anche io tenga all'educazione ambientale, in particolare in riferimento a quello che è un po' il mio campo, quindi quello del, eh, del, del, del cambiamento del clima, del, dei fenomeni meteorologici. Tra l'altro, ricordo lo studio sull'impatto fatto dalla regione in cui proprio c'era. C'erano tante istituzioni della regione, tra cui anche l'ARPA con l'OSMER che teneva un po' le fila. Quindi è importantissimo questo lato. Eh, torniamo tra poco e parleremo anche del tempo, visto che siamo in piena ondata di intenso maltempo e eh, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. A tra poco. Mm. Dunque, abbiamo sentito parlare del monitoraggio, quindi di dati, tanti dati che vengono raccolti dall'ARPA sul territorio per farne poi cosa? Beh, in qualche modo vanno trasferiti, vanno fatti conoscere e devono essere utilizzati poi per scopi anche molto eh, pratici. Allora io chiederei di nuovo ad Anna Lutman ehm, qual è il meccanismo di trasferimento di questi dati, quindi di questi rilievi alla popolazione in generale. Io ho visto, diciamo quando c'è stato il caso del Radon, ho visto un sistema molto ben congegnato che ha coinvolto tra, tra molte famiglie della regione alla fine per avere un monitoraggio anche abbastanza diffuso. No? Ecco, come com agite in questo senso? Allora, nel caso del Radon è stata una cosa molto capillare e particolare, ha, davato, ha dato un impegno molto importante all'agenzia. Negli altri casi i dati vengono raccolti, poi vengono utilizzati per la pianificazione e vengono ehm, raggruppati dentro dei, un rapporto che si chiama rapporto stato-ambiente, che viene messo a disposizione nel link dell'ARPA o, se uno preferisce, può anche chiedere una copia cartacea, dove vengono raggruppati tutti i dati, dove. Elaborati negli anni, perché ricordo che per fare una classificazione, per esempio, di un corpo idrico sono sei anni di monitoraggio, così è previsto dalla Comunità europea. Noi abbiamo circa 400 corpi idrici, quindi costantemente uno che pensa, fa i conti, va sul territorio, vengono campionati quattro volte all'anno. Quindi tutti questi dati vengono raggruppati, vengono elaborati, vengono trasmessi costantemente a chi di dovere e per eh, comunicare con la popolazione vengono prodotti questi rapporti, si chiamano proprio rapporti Stato ambiente. Poi vengono fatte ovviamente anche delle attività sul territorio di convegni quando è possibile e quando è previsto e noi in, momento, in quel momento lì abbiamo il contatto diretto con la popolazione che può venire costantemente ad ascoltarci o a verificare quello che stiamo facendo. Eh, e producendo, perché è proprio una produzione. Ecco, tra l'altro in casi come l'inquinamento acustico, voglio dire, potete essere chiamati no, da, dalla popolazione o da eh, altri attori che necessitano, non so, di essere a norma in questo campo. Quindi immagino che gli interventi non siano neanche pochi, anche in campi come quelli che sono un po', un po più nuovi, diciamo. Sì, l'impatto acustico è una problematica di questi ultimi anni. Una volta non ci sentiva tutte queste necessità. Eh, veniamo chiamati spesso anche in situazioni di feste, diciamo anche di allegria, eh, dove ci, una volta quando c'erano le feste non interveniva l'ARPA, adesso no. spesso e volentieri l'ARPA viene chiamata perché c'è rumore. Ecco, l'ARPA quindi in questi casi va sul territorio. È invisibile perché spesso quando noi facciamo queste misurazioni è bene che non siamo visti appunto perché deve essere un, eh, cioè, un controllo effettivo, discreto, discreto eh, che non deve disturbare né eh, chi sta eh, il, il proprietario dell'ambiente né tantomeno la popolazione. E facciamo tutti questi controlli, spesso su richiesta del su Comune e principalmente degli enti, degli enti pubblici che raccolgono i dati della popolazione. Il Comune certo. è sul territorio più vicino della, de, degli altri enti. Benissimo, allora con Beatrice Miorini torniamo invece alla giornata della trasparenza e questa volta cerchiamo di capire qual è il programma di quest'anno, edizione 2019. Allora, abbiamo un programma un po' ambizioso, vogliamo un po' raccontare la nostra storia attraverso i protagonisti che sono i nostri colleghi. Quindi abbiamo coinvolto un gran numero di colleghi che quotidianamente il loro lavoro è diverso, sono sul territorio con gli scarponi, i DPI, oppure in laboratorio con le provette e i vari macchinari e li abbiamo un po' trasformati in raccontastorie. Eh, abbiamo un po' cercato di creare una giornata dinamica, non un solito convegno. Eh, cerchiamo di mischiarci insieme al cittadino e, e mh, insieme alle scuole che saranno presenti. L'obiettivo è quello di raccontare attraverso immagini, eh, citazioni e racconti della storia quotidiana di ARPA. Cosa facciamo ogni giorno? Eh, abbiamo pensato anche di dedicare un momento ai laboratori, abbiamo parlato, il direttore ha parlato eh, delle misure, della necessità quindi di strumenti di misura e eh, ci sarà la possibilità per i curiosi di venirci a trovare e vedere da vicino gli strumenti che noi utilizziamo per costruire queste informazioni. La sala Comelli è una sala grande e noi siamo anche un po' ambiziosi. Abbiamo l'ambizione di riempirla attraverso l'invito delle scolaresche e quindi ringraziamo assolutamente il Malignani e le cecconi che ci hanno dato la possibilità di collaborare con i loro ragazzi e aspettiamo anche numerosi cittadini. Abbiamo Mariamo. riservato assolutamente tutto un posto anche per la gente curiosa, interessata, che Liorare vuole crescere. Meno, come... Allora, tutto partirà alle ore 10, come ho già detto, nella sala Comelli del Palazzo della Ragione di Udine in via Sabatini 31. Quindi aspettiamo tutti il 20, mercoledì, a partire dalle 10. Molto bene. Eh, io credo che sia una buona occasione, vedete ecco qua eh, siamo. Tra l'altro mercoledì il tempo prossimo potrebbe essere anche discreto, potrebbe essere fortunata la cosa. Tra poco parleremo del tempo oggi, sono caduti oltre. 100, ben oltre 100 mm di pioggia sulle zone prealpine occidentali nostre, ci ha piovuto tantissimo e sta ancora piovendo. Però con eh, Anna Lutman io vorrei chiudere, abbiamo sentito di questa iniziativa ma pare che la prossima settimana ci sia anche un'altra iniziativa. No, del, sì, la prossima settimana il nostro laboratorio di educazione ambientale, l'AREA parteciperà in collaborazione con la Mediateca regionale, a degli incontri con la popolazione, mostrano dei video sul progetto Gampe, esattamente il 19 e il 20 novembre a Trieste, Udine e Pordenone, dove verrà, ehm, verranno mostrati questi, mostrato questo video sulla sostenibilità del traffico stradale e anche per dedicare la strada anche alle persone più deboli, insomma tutti dobbiamo usufruire di quello che il mondo ci, ci dà e ci circonda. Verso, beh, cioè, è un po' abusata, la parola sostenibilità è abusata la parola, ma dobbiamo abusare de, con i fatti no? di, questo, di questo concetto. Bene, ci fermiamo un attimo perché è il momento di vedere il tempo che farà, nei prossimi giorni non ci sono buone notizie eh, perlomeno fino a martedì mercoledì prossimo. Poi vedremo qualcosa potrebbe cambiare, ma forse cominciamo a vedere subito intanto la situazione con il fronte che l'immagine satellite ora eh, la vedrete in animazione. Il fronte che ha eh, interessato tutto il nord Italia, le nevicate a quote basse sul Piemonte, da noi invece la neve se n'è andata molto in alto per effetto dell'innalzamento termico dovuto ai forti. Le forti correnti di, eh, meridionali c'erano in quota, c'era anche lo Scirocco. Vedete le temperature intorno ai 17, 16, 17 gradi, i valori massimi, soprattutto una quota molto alta dello zero termico, 2200 metri. Questa è la situazione di oggi che vede questo forte richiamo. Cosa accadrà? Beh, transiterà questo fronte, però attenzione ne arriva subito un altro, quindi non ci sarà un effettivo miglioramento se non una relativa pausa eh, sabato mattina. Poi eh, tornerà a intensificare la pioggia, soprattutto fra sabato pomeriggio e domenica mattina. Questa è la situazione di domani con il cielo coperto, la mattina poca pioggia, poi comincerà in, ad aumentare l'intensità a partire da sud fino ad arrivare alle montagne, nevicherà inizialmente a quote anche abbastanza, relativamente più basse, cioè intorno ai 1000 metri, ma poi la, neve, la quota neve tornerà di nuovo a salire. Questa è la situazione che comprende un po' le precipitazioni tra la notte e il primo pomeriggio di domenica, come vedete pioverà molto, piogge intense, anche molto intense sulle zone prealpine, rovesci, quota neve molto alta, a, tra, fascia variabile tra i 1.500 e i 2.000 metri. E saranno, come detto, possibili anche dei rovesci temporalischi, questa è la situazione sull'Italia, come vedete, a parte il sud, dalla Sardegna fino ad andare a tutto il centro-nord, eh, sabato sarà una giornata tutto sommato molto instabile e anche eh, piuttosto perturbata, con piogge abbastanza diffuse. La domenica, anche il fronte se ne va un po' più in là, noi abbiamo ancora. Queste piogge che poi tendono a calare nel pomeriggio, ma vedete che è una situazione caratterizzata ancora, naturalmente, da un forte richiamo di correnti eh, umide sud-occidentali. Questa è l'evoluzione che vedo per la prossima settimana col modello europeo CMVF. Come vediamo, ci saranno altri contributi, un'altra depressione che si avvicina, e vi dico subito che il peggioramento, abbastanza marcato di nuovo, sarà proprio nella giornata di martedì prossimo, dopo una relativa pausa. Qui vedete. Il sali, scendi della temperatura che segue un po' il transito dei fronti, eh, quindi si alza col, 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 con l'avvicinamento del fronte e poi cala un po' col passaggio. Questi sono i vari impulsi che indicano la possibilità di precipitazioni, poi qualcosa dovrebbe cambiare nella seconda parte, nella terza decade. Intanto lunedì pausa relativa con cielo variabile o nuvoloso, martedì invece coperto con piogge di nuovo abbondanti o intense sulle prealpi e via avanti così, quota neve un po' più bassa, compresa tra i 1.000 e i 1.400 metri. Poi il tempo torna a migliorare relativamente, nel senso che la nuvolosità rimarrà in parte e rimarrà anche eh, parzialmente nella giornata di giovedì, ma già con delle schiarite in più. Le temperature non sono poi così basse, come vedete tra 8 e 17 gradi, cala un po' solo quando il cielo schiarisce. Qua vedete un 5-16 per venerdì con la varia variabilità e invece sabato e domenica tempo un po' più grigio, probabilmente sarà un tempo di tipo atlantico, con correnti zonali, quindi un tempo nuvoloso, senza particolari eh, precipitazioni, ma insomma abbastanza nuvoloso, non farà ancora freddo, del freddo ne parleremo probabilmente più avanti. Io vado a ringraziare le nostre ospiti, abbiamo avuto con noi Anna Lutman e eh, Beatrice Miorini, grazie davvero per il vostro intervento. Grazie a voi per eh, averci seguito, naturalmente col meteo l'appuntamento è lunedì mattina presto, eh, ore 7 e poi ci vediamo naturalmente con Meteo Weekend venerdì prossimo. Arrivederci a tutti, buona fine settimana.